Ora parliamo di Città della Scienza. 3 anni fa il rogo che distrusse lo Science Center, si è ancora alla ricerca dei colpevoli, ma oggi comincia la rinascita, una giornata di festa. Nel pomeriggio il ministro Delrio, l'inaugurazione del museo corporeo, della prima parte che poi aprirà definitivamente i battenti sul corpo umano a dicembre, in serata dalle 21:30 grande concerto con Eugenio Bennato, Petra Montecorvino, Corvino, Lino D'Angiò, tanti artisti, per cui comincia la rinascita. I particolari con Giovanni Messina. Il suo primo pensiero quella notte dell'incendio quale fu? Il primo pensiero fu che fosse un processo irreversibile. Ha pensato di mollare? No, mollare mai, però dover rinunciare al sogno, ridimensionarlo, questo sì, ma è durato pochissimo, perché facendo i conti veniva che non c'era via d'uscita a una batosta di quel genere. Invece è emerso un parametro nuovo che non aveva considerato, che è la credibilità che ci eravamo conquistati nei precedenti 20 anni. È in nome della credibilità di cui parla il professor Vittorio Silvestrini che Città della Scienza ha rialzato la testa. E non era impresa da poco, visto che quel maledetto lunedì 4 marzo di 3 anni fa andava in fumo un patrimonio faticosamente acquisito negli anni. I volti dei mandanti e di chi ha appiccato il fuoco non sono stati ancora svelati, compito non facile quello dei magistrati napoletani chiamati a dipanare l'intricata matassa. E intanto le macerie stanno là, ferri arrugginiti e vetri rotti diventano un involontario monumento alla tragedia. Ecco, ci sono cumuli di macerie dovunque. Qual è la sua sensazione? Ma devo dire che non rientravo in questo posto da parecchio tempo e ancora fa impressione, e ogni volta si vede qualche oggetto nuovo che non si ricordava. Prima lì ho visto un acquario. Avete affidato il progetto a un concorso internazionale di idee che è stato vinto da 3 giovani. E quando sarà pronto il nuovo edificio? Noi ci siamo dati come data, come scadenza, il 4 marzo del 2018. Nell'attesa che tutto ritorni come prima, o meglio di prima, a breve si terrà la conferenza dei servizi per la realizzazione dell'opera, il riscatto si materializza con il taglio del nastro dell'avveniristico edificio di Corporea. È un museo interattivo totalmente dedicato al corpo umano. Il cantiere della struttura è terminato, ma lo spazio sarà allestito e aperto al pubblico a partire da dicembre. Abbiamo pensato a un edificio nel quale non si entrasse dal piano terra. Si entra da un piano intermedio, quindi l'uomo è come l'uomo di Leonardo, l'uomo vitruviano. Si trova al centro dello spazio e dal centro dello spazio coglie la totalità.